Beh, ragazzi, la giornata veramente triste oggi qui a Parigi, ma anche a livello mondiale, però la morte di Johnny Hallyday. Veramente una bravissima persona principalmente, però anche un cantante. Ragazzi, io l'ho conosciuto dal vivo 10 anni fa, prima non lo conoscevo. Quindi andai alla Tour Eiffel e stava facendo il concerto. E quindi poi chiamai Aelio per dire: WhatsApp, ci sta un cantante qua che è bravissimo dal vivo, non l'avevo mai sentito. E disse: si chiama Johnny Hallyday. Aelio disse: è uno dei migliori cantanti francesi. Veramente molto triste la sua morte. Diciamo che noi sapevamo che doveva morire perché aveva un tumore, quindi diciamo, ma non mi aspettavo così presto, cioè, mi aspettavo almeno un altro paio d'anni. L'ultimo concerto l'ha fatto mo qualche mese fa, proprio per salutare a tutti, perché ha detto che era l'ultimo concerto, perché poi dopo, diciamo, doveva morire. Ma non mi aspettavo così presto. Comunque, veramente molto triste. Johnny Hallyday era veramente molto bravo. Vi assicuro, vederlo da vivo, un po' come il nostro Vasco Rossi italiano, no? Vederli quando vedi questi cantanti, li vedi dal vivo e sono proprio bravi, perché era proprio bravo, proprio eccezionale. Mi dispiace veramente tantissimo, veramente tanto. Comunque, da parte dell'Italia, addio Johnny Hallyday, è stato veramente eccezionale, no, è stato veramente straordinario. La tua musica era bellissima, le tue canzoni altrettanto, e tu eri proprio una persona brava, si vedeva proprio brava, bravo, bravo, bravo. Purtroppo fa parte del ciclo della vita la morte, senza la morte non c'è la vita, senza la vita non c'è la morte. Ecco, addio Johnny Hallyday, veramente triste. Giornata oggi 6 dicembre 2017, è morto un'altra grande star a livello mondiale, non a livello così solo francese. Addio Johnny.